Ben in Paris 2019, siamo allo stand di Evoca Group e ci troviamo in compagnia del country manager Francia, Guillaume Bourrion. L'ho pronunciata bene, Guillaume? Sì, sì, bene, grazie. Intanto bentornato qui dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. A te voglio chiedere innanzitutto quanto è importante per Evoca Group il mercato francese. La Francia siamo la prima filiale del gruppo Evoca. Adesso siamo 65 persone lavorando qui e noi siamo la prima o la unica filiale che rivende tutto il prodotto del gruppo Evoca. Abbiamo fatto l'anno passato l'integrazione dei Seiko, abbiamo fatto l'integrazione della gamma Ducale, siamo in grado di fare l'integrazione di Quality Espresso e Gaggia e adesso stiamo anche sviluppando le vendite per il prodotto della New Ease. Come rappresentante del gruppo Evoca Francia sono molto fiero perché abbiamo fatto questa integrazione che era difficile ma abbiamo successo e adesso siamo in grado di continuare a fare il sviluppo del mercato francese nel vending ma anche per l'Oreca, l'OCS e il prodotto della nuova tecnologia. Noi in Francia siamo la prima filiale già per il mercato dell'Oreca per tutto il gruppo e abbiamo organizzato le equipe commerciali e tecnico per sviluppare le competenze nel vending, anche competenze per l'Oreca, per l'OCS e per tutte le nuove tecnologie, inclusivo la telemetria e tutto questo. Guillaume, mentre tu parlavi scorrevano le immagini di vari distributori che qui esponete in questo mega stand di Vending Paris 2019, ma alle nostre spalle c'è una doppia macchina, una stazione vending a tutti gli effetti costituita dall'orchestra e dalla maestro. La maestro è un po' il vostro cavallo di battaglia del momento. Spieghiamo a tutti loro in un minuto per quali ragioni dovrebbero acquistare una maestro. Allora, adesso la maestro è, come le ha detto, è il flagship della nostra gamma vending perché ha integrato tutta la nostra esperienza per fare il caffè. Ovviamente siamo una ditta specializzata nella fabbricazione di buon caffè, anche tutto il prodotto gourmet, le cappuccino e tutto questo. Abbiamo integrato anche un screen perché la comunicazione con i clienti consumatori è molto importante e da dare agli operatori la possibilità di comunicare, di fare della pubblicità e attraverso della telemetria di tirare tutte le informazioni per ottimizzare la gestione delle macchine. Quello che in gergo si chiama Dynamic Digital Signage, la segnaletica digitale. Sì, siamo in grado di offrire a clienti operatori di inviare informazioni sul prodotto, informazioni di pubblicità, dove la macchina è in locazione. Anche il cliente dell'operatore ha la possibilità di comunicare con gli utilizzatori, dunque avere l'interfaccia con il consumatore attraverso dei microfoni o di soluzioni dove si può parlare. Bene, Guillaume, il tuo italiano è molto meglio di quello che mi avevi indicato. Inizialmente detto, ma io non ricordo le parole in italiano, lo parlo molto male perché sono stato 27 anni fuori dall'Italia, e cioè prima in Francia, poi negli Stati Uniti, poi in Brasile. Si è diventato cittadino del mondo attraverso prima Zanussi, poi nell'evoluzione Electrolux e poi Necta N&W, Evoca. Insomma, tu vivi in questa casa da metà vita. Sì, sì, ho lavorato quasi 30 anni per questa ditta e questo è molto particolare, interessante, perché ho fatto tantissima cosa differente e rimanendo nel gruppo e oggi nel secolo XX, e
io credito che è molto difficile rimanere tantissimo anno in un stesso gruppo. E per dire che a me piace molto lavorare con questa ditta, perché cada anno c'è un nuovo challenge che abbiamo di affrontare. Guillaume, grazie, sei stato davvero molto disponibile. Saluta a tutti gli amici di VenninTV.it. Molto grazie a tutti e alla prossima fiera.